Ore 8:35. Campane a sbattere per 18 minuti. Ore 9:17. Campane, 6 minuti. Troppo veloci. Ore 10:22. Campane. Ho scritto qualche pagina, pulito il bagno e ancora suonano. Ore 12:04. 3 rintocchi. E poi basta. Da quando ci hanno ordinato di stare tutti chiusi in casa, il ragazzo che fa suonare le campane fa quel che vuole col tempo. Lo chiamano Giona per quella faccenda della balena, perché il suo ragionare rimbalza e rimbomba come dentro la pancia di un grande pesce. Giona è ritardato. Insomma, uno di quelli lenti che capiscono poco o capiscono quello che vogliono loro. Il prete l'aveva chiamato in chiesa e messo lì perché non desse fastidio e avesse qualcosa da fare con le campane, perché non si facesse prendere in giro dai ragazzi del bar. E adesso che stiamo tutti chiusi dentro, non lo controlla nessuno. Tanto in quella sua testa sott'acqua, che vuoi che gli possa capitare ormai? Dice mia mamma. E che vuoi che faccia succedere a noi? Allora lo vediamo dalle nostre finestre che gironzola da solo per le strade, come se niente fosse. Che qui mica c'è la polizia a controllare. Il paese è piccolo, ci controlliamo da soli, ci spaventiamo da soli. Oggi l'ho visto arrivare. Si è affacciato ai vetri della cucina, noi dentro. Ha salutato con la mano e ha perfino sorriso. È entrato in chiesa e si è rimesso a suonare le campane senza misura né ordine. Il tempo del paese è allora sempre in anticipo o sempre in ritardo. Scappato fuori dalla balena. Un tempo libero.